Wow, wow, cari amici YouTube, ritrovati in questo canale, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio numero 7, se non sbaglio, della My League. Non mi sono mosso di un millimetro, sono ancora gasato per quello che è successo lo scorso episodio. Siamo infatti all'interno della Summer League, come sempre episodio del My League, My GM estivo dedicato alla Summer League, anche perché è l'unica modalità, diciamo, in cui si può apprezzare questa feature esistente, questo torneo estivo della Summer League. Comincia il 4 agosto in cui non giochiamo, noi giochiamo il 5. Tra l'altro quest'anno è particolarmente importante perché di solito andiamo a provare 1, 2, 3 massimo giocatori dei nostri giovani. Quest'anno possiamo provare tutto il nostro roster praticamente, perché età media 21 anni e ciappilo. Come sempre vi invito a supportare la serie con un bel mi piace, mi raccomando, non ce li dimentichiamo. Simuliamo un po' di partite, poi adesso proviamo a giocare magari giusto il primo, secondo, quarto, vediamo un po' come va. Vedete che in pratica possiamo provare tutti: LaMelo Ball, RJ Barrett, Matisse Thybulle, James Wiseman e Deonta Davis, che vabbè non c'entra niente, però avete capito, ecco. Contro Nico Mannion subito. Maledetti! Oh, sì, sono qua con il mio amico Lavar, che è andato un attimo a prendere da mangiare. Sì. Lui ha sedia col cuscino perché Lavar ha bisogno sempre di star bello comodo. Sì. Siamo qua a vedere i nostri giovani e in particolare il nostro caro LaMelo per la Summer League. Sì. Reputo che il nostro staff ha fatto un buonissimo lavoro al draft. Sono veramente soddisfatto e a dir più ancora di più in free agency. Sono contento che abbiamo o invertito la tendenza di lasciar passare tutti i grandi free agent oltre la piazza ambitissima, come dovrebbe essere, storica di New York. Sono contento, so delle dichiarazioni del nostro amico Lavar in cui sostiene che suo figlio sia il miglior playmaker di ogni tempo. Lo speriamo, solo il campo ci saprà dire, e oggi sarà una prima prova per vedere un po' com'è la situazione. Mi auguro che i ragazzi vadano più in fondo possibile in questo torneo, ovviamente cerchiamo di non sfruttarli troppo per evitare infortuni che per il resto della stagione. Siamo qui come inizio della nostra caccia ai playoff. Nient'altro da aggiungere, oggi la facciamo svelta, buona Summer League a tutti. Ebbene sì, ci stiamo sdoppiando, sì lo so, è un po' strano, ma andiamo a giocare questo quantomeno primo quarto. Quanto durano qui le partite? Sempre 10 minuti, ok. Allora, prima prova tecnica dei nostri giovani. Oltre ai titolari, scusatemi se fermo subito, abbiamo Brandon Clark dalla panca, Tyler Herro, Duncan Robinson, Nickeil Alexander-Walker, RJ Hampton, Okpala, che mi avete detto essere un bug. Ok, quindi abbiamo veramente tutto il roster da provare. Cioè, quasi che la prova di domenica sera che facciamo i live del roster completo, no, la facciamo lo stesso, però quasi che non serve. Nico Mannion subito per farsi gradire di non essere stato scelto da noi, non è colpa mia, ci piazza la tripla in schiena. Ok, la prima azione degna di nota di LaMelo è una giocata difensiva, sono perplesso. Facciamo gli alley-oop noi e la Summer League, ok. LaMelo Ball si presenta alla Summer League, è vero che non conta niente alla Summer League per l'amor di Dio, ma con una giocata difensiva, ho detto tutto. Lavar sugli spalti sarà contento, back to back giocata difensiva di LaMelo che si butta dentro e va a segnare, incredibile. Oh no sir, no sir, questo era contro Jerry Okafor tra l'altro, neanche contro il giovincello scemo che poi in NBA non gioca, insomma Jerry Okafor non sarà il fenomeno mondiale, però è pur sempre un giocatore NBA, ecco, diciamo, Palla di tiro di LaMelo, altri due per lui. Posso dire che Jack Move, che ha fatto questi classi draft, ormai lo sapete, il mitico Jack Move che salva ogni volta NBA 2K dall'esistenza, è veramente molto, molto simile nelle movenze LaMelo Ball. Veramente una figata. Eccola la nostra coppia di rookie al lavoro. Let's go. Si muove un po' la panchina. Abbiamo l'opportunità di provare anche i nostri altri giovani, che detto così sembra discriminatorio, ma sono semplicemente un po' meno pubblicizzati degli altri. Sono forti uguali. Vediamo. Oddio, è il velocissimo rilascio di Herro. Ok, volevo provarlo. Prima si è presentato con una palla persa che non credo avrete visto. Momento difensivo difficile. Ci pensa Brandon Clark due volte. No, una volta sola. Difesa, rimbalzo, partenza, apertura, peccato, mancava solo la tripla per finire l'azione perfetta, mandalo in post basso che c'è il mismatch, Brandon Clark non è esattamente
il suo la strapotenza fisica, ma contro il playmaker drop step si va a segnare. 21-19, equilibrio in questo primo quarto. Abbiamo provato a fare un po' di cose, tra cui anche un po' di cazzate, passaggi a caso con la Melo e tutti gli altri. Mi sono piaciuti, dai, insomma, per essere così la prima prova mi sono piaciuti. Qua ci facciamo rubare il rimbalzo, 21 pari a fine primo quarto. Adesso simuliamo e poi penso ci rivedremo per il torneo, che è la parte 1 più interessante da giocare, 2 più interessante da vedere, per quanto la Sabrina non sia il massimo della vita. La Melo Wiseman si presenta con 23-3-7-6 recuperi, 5 perse, per l'amor di Dio. 10-12 al campo, 3-4-3 il primo, e 18-9 rimbalzi e 3 stoppate il secondo. E la Summer League, non gasiamoci, però... Allora, siamo arrivati al torneo con la terza testa di serie, non so bene come funziona sta roba. Fatto sta che sono scontri diretti adesso fino alla finale. Abbiamo vinto 3 partite, perse 0, quindi evidentemente per differenza canestri, non lo so, vabbè. Simuliamo con Simcast, poi se serve entriamo, altrimenti andiamo avanti, magari ci giochiamo giusto la finale, se ci arriviamo speriamo di sì. Ci vediamo in finale cheat, ragazzi, perché i quarti di finale, 48 secondi al termine, 75 pari contro i Charlotte Hornets, che... entrano così, entro in campo, prendono questo tiro pazzo, non so perché. C'è Duncan Robinson mezzo solo, proviamo a darla sotto a Wiseman, che tendenzialmente è una roba al sicuro. Difatti drop step aveva anche saltato, potevamo approfittarne prima. 7-7-7-5, entriamo magari in questo momento più coincitato per chiudere la partita. Vedo la meno ball fuori, non capisco, lo rimetto subito in campo. Ultima azione allora, subito seguiamo il computer, vediamo se ci sarà un blocco, vediamo se sarà palla Wiseman e basta. Tendenzialmente qui difficile come la rubino se mi metto in post basso. Vediamo se succede qualcosa, perché il gioco ci mette mezz'ora a decidere. Pick and roll, la Melo Wiseman dentro con la moto, la Melo col fallo addirittura. Col fallo, ingenuità di non so chi sia il difensore lì. La Melo ball subito clutch alla Summer League. Let's go, andiamo a rivederlo, niente di incredibile. Speravo facesse una schiacciata, non so quanto schiaccia. Arrabbiatino il coach degli Hornets. Vediamo di... oddio che veloce. Verde e... 8-0-7-7. Tra l'altro bellissimo che la Sannellincia lei a Team Duncan, ragazzi. Perfetto, perfetto. Una squadra di ventenni allenata da Team Duncan. Perfetto, guarda come spiega. Adesso andiamo lì, facciamo così, non sorridiamo mai, tiriamo solo di tabella e giochiamo fino a quando avete 50 anni e zitti sempre, mai dire una parola. Perfetto, bravissimo. No, 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 no. Non c'è neanche tempo. Pessima destra di Charlotte Hornets, tutto merito del timeout di Team Duncan questo. Andiamo in semifinale, signori. Sopravviviamo al primo momento di difficoltà di questa Summer League. Let's go. Situazione simile, se non peggiore, in semifinale, ragazzi, contro i Minnesota Timberwolves, che si trovano sopra di 4 addirittura. 3 minuti e 40 dalla fine. Già prendere canestro qui potrebbe essere difficoltoso poi per rimontare. Non vedo grandi nomi in questa squadra. Questo è Nasride, credo di sì, sia lui, no, non lo so, sinceramente. Bella difesa però dei nostri ragazzi, bella difesa dei nostri ragazzi. La Melo ball si addormenta un attimo, abbiamo rischiato di prendere la tripla definitiva. Palla loro, e adesso so cazzi. Ok, abbiamo ripreso la palla, palla per Tyrero che ha tagliato bene. Guarda la Melo, ben giocata a schiacciare. Meno 2 ragazzi, siamo ancora vivi. Meno 2, 2 minuti e 40 è lunghissima, dobbiamo cercare di difendere però. Tiraccio, tiraccio, guarda Wiseman, un po' di cherry picking, come corre per il 77 pari. Bello, bello, mi sa che quest'anno faremo un bel po' di run and gun. Anthony Davis è perfetto per correre e schiacciare, portare la palla, tirare anche da fuori, anche se non è esattamente il suo. Erro con la giocata difensiva, unexpected. Brandon Clark per la Melo, calma, calma. E ancora pick and roll allora tra i nostri due giovanissimi prospetti. Dio, sto usando i sliders di Taddy. Spero di sì. Spero di sì, dai, non le ho più toccate, perché dovrebbero essersi cambiate. Bello RJ, bello RJ con la mano mancina da lui prediletta. Appoggino per l'83-81. Adesso bisogna difendere. Tarirero in campo per l'attacco, non troppo per la difesa, a dir la verità. Fallo in attacco questo, secondo... no. Vanno giustamente da Josh Okogie, che è il giocatore più adatto in questa squadra, perché ha già un anno di esperienza, ma non basta. Ma non basta, dall'altra J che può andare a schiacciare addirittura, forse col fallo. Forse poteva mangiare un po' di tempo, ma speravo di poter fare una schiacciata gratis. 2 su 2 metterebbe in ghiaccio la partita. Segna il primo RJ, 4 punti consecutivi, 5 con questo e 6 con questo.
E direi che a meno di sorprese si va in finale di Summer League. Finisce qui 8-8-8-1 con la ciondola dei tiri liberi. 13-11 per Wiseman, sfiorata la tripla doppia per Lamelo e ventello per AJ Barrett. Ha fatto tutto loro tre in pratica. Finale. E la finale sarà niente poco di meno contro la testa di serie numero 1. 7-0 noi, 6-0 loro, che addirittura sono partiti un round avanti. Sta cosa qua, anche ok, sì che però è stata buttata fuori. Ripeto, non capisco bene come funziona la Summer League, neanche mi sforzo troppo di capirla, di la verità. Simulerei così in cast, entriamo magari gli ultimi minuti, vediamo come va. Non è che dobbiamo star qua a giocarla tutta per forza. Se magari c'è un finale tirato, entriamo. Se perdiamo, vinciamo di brutto. Piace o spiace in base alla situazione. E ragazzi, come potete vedere, siamo più nella prima casistica che nella seconda, ovvero noi che massacriamo loro. E vi dico anche che hanno fatto un parziale tipo di 20-10 in questo quarto-quarto, i Pacers, altrimenti erano sotto no di 20. Di 35 tipo, praticamente. Niente. Non sarà divertentissimo il finale come ai quarti e ai semifinali, però intanto ci portiamo a casa il primo trofeo. Vai Nickel dentro con la moto, insomma. Finisce qui allora, 109-92 ragazzi, un bel clap, ce lo facciamo ma piccolino, perché la Summer League non conta assolutamente niente. Che si festeggino questa vittoria questa sera ragazzi, ma da domani barra dopodomani si torna a lavorare, perché gli obiettivi veri di questi New York Knicks sono altri. Prima di tutto fare i playoff nella seconda stagione. Secondo di tutto, se si può dire, vincere il titolo nella terza stagione. Ma perché non provarci anche in questa seconda, sinceramente? E quindi eccoci qua, campioni della Summer League. Ovviamente non c'è la sezione della cutscene della premiazione di queste cose qua, delle MVP, perché poracci quelli della 2K hanno fatto tutto perfetto. Non hanno avuto tempo quest'anno su 2K20 di fare questa piccolezza. Li capisco. Andiamo avanti come se niente fosse. Adesso abbiamo una cosa molto importante. Non tanto il 2K, vai, non me ne frega un cazzo, il training camp. Come vedete torna buono finalmente aver licenziato e preso il nuovo preparatore, perché abbiamo tre camp gratuiti che sono fondamentali e andiamo a dare potenziale non utilizzato ai nostri giovani, tra cui assolutamente Wiseman, che mi va da più, anche se là c'è scritto a meno, altra cosa che non riesco a concepire quest'anno, perché qui c'è scritto a meno e poi di là è a più, non lo so. Lo diamo a Lamelo, ovviamente, che ha già a più e rimane a più, ma va comunque sempre più su, che è sempre meglio. E il terzo lo darei ad RJ Barrett, che sono le nostre tre pietre fondanti del progetto giovani. Mitchell Robinson ormai è già cresciuto, non ha troppo senso mettere potenziale utilizzato. Brandon Clark sta crescendo bene e probabilmente giocherà dalla panca, quindi mi va benissimo che rimanga così. Stessa cosa per Time, stessa cosa per Robinson, per Irro. E niente ragazzi, non mi resta che ricordarvi ancora una volta che domenica saremo in stream ore 21 per provare per la prima volta, o forse per la seconda, perché prima ci avevo registrato un video, vediamo, non lo so neanche io bene, insomma, per provare un po' di partite con questi New York Knicks, sommando ai giocatori che avete visto tutti gli altri, tra cui ovviamente Anthony Davis, nuova Pesco e Free Agency. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video e ogni sera in live alle 21. Bella!